Il 48enne attore Kareitka si racconta a 360 gradi, senza lesinare i dettagli più intimi della sua vita da ex. In attesa che la donna giusta rompa il lungo digiuno. La mia astinenza dal sesso? Sì, sta continuando, ormai dura da 13 mesi. Parola di Walter Nudo, che ospiti di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha risposto alla domanda che tutta Italia si sta facendo. L'ex concorrente, e vincitore, del Grande Fratello VIP non ha mai fatto mistero della sua lunga astinenza dal sesso, e nel corso della trasmissione ha confermato che si mantiene lungo quella linea. Perché Walter Nudo non si concede? Non mi sono rifidanzato, sono ancora single, ha rivelato il conduttore ed ex sportivo. Ho 48 anni e sto bene così. È a quel punto che, tra il serio e il faceto, Barbara D'Urso gli ha anche rivolto anche delle avances. A 48 anni, è singolese a fare il caffè, ragazzi, è perfetto. Lo sa bene Francesca Cipriani, che è rimasta letteralmente estasiata dalla bellezza e dalla prestanza fisica di Walter Nudo, le ho promesso che saremmo andati a cena insieme, ma per parlare di lei, quindi ora sei costretto ad invitarmi, ha chiosato la conduttrice, ma aggiungendo subito, sono una donna casta e seria, intendo rimanerlo. Ho due figli quasi coetanei dei tuoi. E Walter Nudo, sempre scherzando, ha risposto, bene, allora li faremo conoscere. Ancora a proposito di Francesca Cipriani, l'ex concorrente del GF VIP ha raccontato di essere stato dal suo manager, gli ho detto che è una bravissima ragazza, ma ho delle cose in sospeso, devo mettere in ordine la mia vita prima di andare avanti, ha detto. Il riferimento è evidentemente alla sua ex moglie, Céline Mambour, che è anche la ragione della lunga astinenza. Non ho ancora incontrato una donna che mi ispiri tanto da farlo, aveva confessato già tempo fa il conduttore e personaggio televisivo. Suona quasi come una sfida, ma l'elenco di coloro che sono pronte a raccoglierla è ancora molto lungo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.